Però dai, col no, beh, a me viene da dire che non dobbiamo farci condizionare dal risultato dell'Alessandria. Che bella questa immagine. Perché sono comunque cose che accadono. La SPAL, per il gioco che ha carburato oggi, avrebbe meritato sicuramente di più. Sarebbe servita un po' più di lucidità nel concretizzare le occasioni. È anche vero che però Benevento e Pisa erano due avversarie dove se si fossero perse entrambe le partite non si sarebbe scandalizzato nessuno, al di là del cambio di allenatore. Quindi la cosa positiva è che la SPAL ha iniziato a giocare bene, e sono due partite che gioca bene, ha iniziato a macinare gioco e anche a dominare le partite a tratti, e comunque esce imbattuta contro due squadre di vertice del campionato. Quindi nel complesso, se vogliamo parlare di quelle che erano le aspettative appena arrivato il nuovo mister, si parla sicuramente di risultati positivi e che lasciano anche pensare per quello che è il proseguo del campionato. Deve arrivare una vittoria, la SPAL deve segnare di più, però subire un gol in due partite e giocarsela alla pari, anche spesso con superiorità, con due squadre così, per me non c'è da buttare via nulla. Ecco, però giustamente mentre tu stai parlando, Max, uno spettatore ha detto: ma con il Benevento abbiamo segnato. Vabbè che tu hai detto... Abbiamo anche subito il gol, però, con il Benevento. Quindi... Ma anche oggi meritavi di segnare. No, ma oggi meritavi tantissimo.